un giorno vi fate un bottiglione di castro calico che ci scriveranno i vostri nipoti e scrivete le lettere a mano a chi vi pare a voi. O i vostri libri di memoria, in modo che chi lo legge ci piange sopra perché si è commosso, non vi introiai, si vedrebbe in Toscana tutto il foglio. E quindi l'inchiostro, arriviamo al supporto di scrittura. Di solito nel Medioevo, allora era principalmente. Era principalmente, almeno per i libri, ma anche per tantissimi documenti, la pergamena, questa pergamena vera. La pergamena vera, vedete, non è che viene venduta in fogli così tagliati, perché è una pelle ovina o bovina. Poi vi spiego perché vengono queste punte tagliate. Allora, la vera pergamena si distingue perché è fatta di due lati, uno diverso dall'altro, perché essendo pelle ovina o bovina, una parte era attaccata alla carne dell'animale, una parte era quella dove cresceva il pelo. Nella parte dove cresceva, allora come viene realizzata la pergamena? Si prende un vitello. L'ammazziamo, spellato dal vivo il brutto. E poi cosa facciamo? Dobbiamo salare la pelle per renderla secca. Prima la saliamo, davanti e dietro diventa un po' un baccalà, con il pelo ancora e molti rimasugli di carne attaccati al lato carne, una cosa un po' anche puzzolente da farsi. Poi cosa facciamo? Questa pelle deve perdere il pelo e gli avanti gli eccessi di carne dovuti alla scoiatura, grasso soprattutto sottocutaneo, no? Che dà anche problemi alla stesura dell'inchiostro. Allora facciamo la calce, facciamo spengere. Quindi cos'era la calce, come veniva fatta una volta? Era sasso cotto ad alta temperatura, non aveva struttura chimica, la buttavi nell'acqua, faceva tutto l'efferalgan della nonna. Solo che se ci mettevi il dito, in quell'efferalgan lì ti ci rimaneva l'osso, perché c'era questo gruppo di grande calore e di grande alcalinicità. Una volta spenta, ma ancora abbastanza caustica, si metteva insieme a queste pelli e per effetto appunto di questa sostanza tendevano a perdere il pelo, che poi veniva levato definitivamente con una passata di uno strumento apposta a mazzi, e levava anche molto la grassezza del lato carne. Nel Medioevo di solito stava molto più comodo di noi quando si studia a scuola, perché scrive su un piano inclinato. Perché? Molto più comodo, ma usando noi una penna a intenzione, se noi scriviamo su una superficie piatta, la penna mi sta così. La forza di gravità mi trascina tanto inchiostro all'inizio della parola che mi fa scaricare la penna alla fine parola, di modo che avrò una parola che inizia con una scrittura molto nerastra, con dei sottili, poco sottili, e finirà con un segno tenuissimo. Se invece io scrivo in modo che la penna mi stia su 30 gradi, sempre alto verso il basso, perché ovviamente l'inchiostro non sale, ho una distribuzione, un fluire dell'inchiostro molto più omogeneo e una scrittura molto più armonica e regolare. E quindi si scrive, infatti, i nostri nonni hanno i banchi inclinati. Noi dovremmo fare una class action contro lo Stato italiano, cioè, che ha fatto fare miliardi agli ortopedici, perché siamo presi tutti la scoliosi a stare a scrivere, a studiare su dei piani così invece, come questo tavolo. Da dove veniva la luce? La luce veniva dalla parte opposta della mano. Quindi se io sono destro, la luce mi arrivava da sinistra. Se mi fosse arrivata da destra, avrei proiettato ombra sulla mano, avrei scritto con molta più difficoltà. Errore però fatto anche da Jean-Jacques Annaud nel Nome della Rosa, che ha ricostruito il suo scrittorio nel bellissimo ex scrittorium dell'abbazia di Eberbach, però tranne non fosse uno scrittorio di Mancini, le finestre sono tutte a destra. Vabbè. Lo perdoniamo perché c'era già Legoff dietro, però insomma. Allora, detto questo, andiamo a vedere anche l'ultima cosa teorica e poi facciamo la pratica. Quando vedete l'immagine di uno che scrive nel Medioevo, immancabilmente, salvo rarissime eccezioni, questo qui c'è sempre una penna in una mano e un coltellino nell'altra, sempre.
se non ce l'ha è un'eccezione. Perché? Perché vi butto giù qui che sembra non vedere. Perché? Perché il coltellino era uno strumento multiuso, non nel senso che avessero il coltellino svizzero, ma nel senso che aveva più funzioni. Era una cosa abbastanza. Come si faceva? Allora, questo sia per la pergamena che per la carta è la stessa cosa. Si prendeva un compasso, ora immaginate che questo sia un compasso medievale, immaginatelo, non è della Stadler. Però c'erano i compassi con il blocco delle... Ora che appena troverò sul mercatino un compasso vecchio lo compro, però tanto la funzione è la stessa. E ci ho messo due punte. L'interlinea è lo spazio fra le due punte. Ok? Regolo l'interlinea in base al tipo di scrittura. Mettiamo questa gotica rotonda grande. Do uno spazio di interlinea. E poi cosa vado a fare? Sul margine della carta inizio a fare due buchetti, poi metto la punta in quell'ultimo buchetto e ne faccio altri due e avrò sempre dei buchetti alla stessa distanza. E questo sui margini di alcune pagine, li vedete questi buchetti? E ora capirete perché ci sono. Okay. Da una parte e dall'altra. In modo che da una parte e dall'altra avrò degli spazi di identica misura. Questo lo facevano, mettiamo che questo deve essere un foglio, sia un bifoglio. Facciamo da una parte di questo bifoglio e da una parte dell'altra. Okay. Noi però abbiamo verificato un po'. Poi prendevano una stecca di legno. E io ritrovo, c'è un pezzettino di piombo qua davanti, guarda un attimo. Vabbè, questa era l'ultima scelta. Comunque prendevano un pezzettino di piombo o piombo e stagno e andavano a unire questi buchetti da un lato e dall'altro lasciando un segno che ricorda il colore del nostro lapis. Vedete? Colore di questa linea tipo il nostro lapis in grigio, che poteva essere cancellato con la gomma, cioè non con la gomma pane, con la mollica di pane da cui deriva ovviamente il nome della nostra gomma pane. Era proprio un... E se volete alternarvi di posizione per vedere. Schiaccianoci basta in 4-5 pezzi, non importa farci la zecchina, vendono anche la polvere, ma non si mettono in una pentola, si mette l'acqua a un dito sopra, si fa bollire per un'oretta aggiungendo sempre l'acqua in modo che il livello dell'acqua rimanga sempre lo stesso, diventa un tè nerissimo marrone, poi si prende il ferro solfato e per un litro ce ne metti 2-3 cucchiai da minestra. Non c'è problema perché quello che è in più precipita. Poi quando è tutto freddo
metti due o tre cucchiaini di gomma arabica, meglio due, diluita uno a uno in peso, cioè tot gomma arabica in peso quanto acqua in peso. A freddo, perché sennò la proteina della gomma arabica si denatura e non fa più l'effetto di collante. A quel punto è pronto l'inchiostro. Si filtra, rimarrà un po' di sale, un po' di residuo di galla, e continuerà a farlo il residuo, però voi non lo levate, evitatelo quando usate l'inchiostro, che fa riempimento. E avete tutto l'inchiostro ferro gallico che volete.